Il volto di Gesù è colpito da gesti insolenti. Chi avrà il coraggio di avvicinarsi? Una donna esce allo scoperto tenendo accesa la lampada dell'umanità e asciuga il suo volto. Quante persone oggi sono senza volto? Quante persone sono spinte al margine della vita, nell'esilio, dell'abbandono e nell'indifferenza? Infatti è vivo soltanto chi nutre amore e si china su Cristo che soffre oggi, perché domani sarà troppo tardi.